Buongiorno raga, sto per uscire, come vedete sono in macchina e sto per andare da una ragazza che mi segue, che mi ha invitato nella sua palestra, si chiama Sara. Niente, ci alleneremo insieme. Quindi io e i miei calzetti di Minnie andiamo. Ovviamente io mi sono persa e c'è davanti a me un camion che ha della carta sopra, praticamente sta lanciando dei quaderni. E io tipo sono dietro che sto evitando i quaderni che volano dal camion. Oh, sei arrivato, dice il navigatore. Sei arrivato dove? Dove sei arrivato? Dove? Ok, calma. Allora, siamo qua nella palestra del papà di questa ragazza che si chiama Sara. E suo padre si chiama Fabio. È uno veramente tosto, poi dopo se si vorrà far riprendere lo riprenderemo anche tuo padre. E niente, adesso ci andiamo ad allenare e ciao. Allora, nella palestra, questa qua Body Harmony di Marina, dove io sono venuta oggi ad allenarmi, c'è tutta una serie di cose, tipo anche di My Protein, adesso le faccio vedere meglio, ma tieni Sara. Cioè, se siete da Ancona che vi servono le cose e non volete comprare online, ci sono qua un sacco di cose, ci sono le proteine, che ho preso anch'io dei miei protein. Ah, poi questo anch'io ce l'ho. Io ce l'ho però al gusto formaggio, questa invece è fragola. Oh no, qui ci sono un sacco di cose qua. Albume! Albume come se non ci fosse un domani. Abbiamo proteine della Whey e Ah. qualche farina d'avena della Max Protein E qua c'è un sacco di cose. Cioè tipo un negozio online, ma non online. Ah, i Bolero. Cioè, ma sai che nessuno penso che li vende qua ad Ancona queste cose? vero. L'info box vi metto il link, la pagina Facebook di questa palestra, così se siete di qua potete venire a comprare le cose qua, perché io sinceramente qua nella mia città non ho mai visto un negozio online, non online. Divertiamoci a mettere in imbarazzo Sara perché si vergogna. I miei capelli sono sporchi, non li guardate, ma li laverò a casa perché adesso ci salutiamo con Sara e niente, quindi salutiamo Sara. Ciao Sara! Allora, io sono qua, nessuno vuole dire qualcosa, sono tutti dietro la videocamera e ma se io faccio così che succede? Un saluto, dai. Lui è il papà di Sara e è un bodybuilder che gareggia, quindi è uno veramente tosto. E dietro abbiamo Francesco, un altro ragazzo, un altro una giovane tosto, promessa, diciamo. un giovane tosto, un futuro tosto. Raga, finalmente sono a casa. Ho sbagliato strada anche al ritorno. Io non ci voglio credere, veramente. Sono le 2:10. Ho una fame allucinante, voi non vi rendete conto. E quindi non so nemmeno io cosa ho preparato. Cioè, praticamente mi è uscita in meno di 5 minuti. Questo piatto, una piada con una cremina strana fatta con fagioli e proteine del pisello, in più queste verdure che ho cotto ieri che mi erano avanzate, che le ho messe un po' nella piadina e un po' ne mangerò a parte. E niente, questo è il mio pranzo, che è anche invitante.
Raga, ho mangiato, ce l'ho fatta, cioè avevo una fame terribile, ho mangiato come un animale con la piadina, proprio. Adesso mi vado a fare la doccia perché ancora devo farmi la doccia dalla palestra. Vabbè che stamattina sì, ci siamo allenate, però abbiamo fatto una cosa molto easy, anche perché comunque chiacchieravamo eccetera, quindi non è che ho sudato molto questa mattina, però vabbè, adesso vado a farmi la doccia. Uno di fuori si è arrabbiato perché ha suonato. Raga, prima di fare qualsiasi altra cosa, se non mi dimentico, volevo mostrarvi le piadine che ho mangiato oggi a pranzo. Eccole, le piadine, queste qua di Fiber Pasta, e sono veramente ottime, hanno dei valori nutrizionali top. L'unica nota negativa è il prezzo, perché purtroppo sono veramente molto care, però le ho volute provare e guardate, per una volta ci sta. Adesso costano 3 euro, quindi cioè le piadine di solito non costano niente, però queste qua ovviamente costano di più perché sono, diciamo, fatte un po' più con grazia, no? Le cose che costano di più sono sempre quelle fatte meglio, purtroppo. Adesso mi sta salendo un abbiocco, raga, che veramente mi sta prendendo sonno. Adesso si lavora un po' al computer. Sto preparando la cena, molto semplice questa sera. Ovetto per me e toast per Fabio. Fine. Ovviamente il mio ovetto aggiungerò la spezia preferita del momento, ovvero pepe all'aglio di Tiger. Sì, ci metto un pochino. Ecco qua la cenetta pronta. Ciao. Io mi sono anche scottata e il rimedio di nonna Fabio è dentifricio, quindi ho messo il dentifricio. Comunque questa è la mia cena: patate lesse frittata con un tuorlo e zucchine grigliate. Raga, si sono fatte le 9:30, adesso mi vado a struccare, quindi preparatevi perché tra 3, 2, 1 diventerò cessa. 3, 2, 1, eccomi raga, yogurtino! Adesso mi preparo il mio prenanna e poi TV e film. Niente raga, questo video si conclude qua, spero vi sia piaciuto, nel caso sapete quello che dovete fare, mettete mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!